Fabbrica della Comunicazione. Iscriviti al canale YouTube, segui tutte le interviste sul sito, anche su Telegram ed in podcast su Spotify. Saluto e ringrazio per essere con me Massimo Del Papa. Ciao Max, come stai? Bene, sì, allora. Sai, come diceva quello, sopravvivo senza motivo. Sopravviviamo, c'è da dirlo anche a tutte quante le persone che in questo momento vivono situazioni drammatiche. Allora, si ritorna a parlare di sbarchi e lo si fa a livello politico, lo si è fatto in questi giorni in maniera molto capillare, quindi vorrei che tu ci raccontassi un po' in generale tutta quanta questa situazione, diciamo così, il riassunto delle puntate precedenti, giusto per farlo capire a chi fosse in altre faccende affaccendato, e poi entriamo nel merito di questa questione. Mi trasformo in Alberto Sordi, sai come fa? E che te dico? Nel senso che, riassunto le puntate precedenti, sono 30 anni, 35 anni che la famosa globalizzazione, che doveva far star bene tutti, ha creato questi sommovimenti, perché di questo si tratta. Nessuno sa come metterci una logica, più che altro, no? Io mi ricordo, prima c'erano gli albanesi, si va naturalmente per ondate, poi c'è l'Africa subsahariana, poi c'è l'Africa maghrebina, eccetera, eccetera. È una questione politica, cioè è una questione umanitaria, e va bene fin qua. Però voglio dire, la questione umanitaria viene messa molto in secondo piano per una serie di convenienze politiche. Allora, qui mi rifaccio a Giovanni Sartori, maestro di tutti i politologi. La sinistra parte ovviamente in vantaggio, perché la sinistra, nel suo costume populista, cosa dice? Tutti dentro, noi siamo per i diritti umani, i diritti delle persone umane, che io, quando sento i diritti delle persone umane, mi viene voglia di fare una strage, perché le persone umane. E allora non bisogna discriminare nessuno, tutti dentro, eccetera, eccetera. E chi è che direbbe il contrario? Se dall'altra parte però uno ragiona e dice sì, ma non è così facile, cioè li fai entrare, quanti, come, perché, dove li metti, dico cose proprio stracotte, no? Dove li metti, come la sicurezza, questi si integrano, non si integrano, sei un fascista, sei un maiale, vuoi far morire tutte le persone umane. Però ecco, la sinistra poi se ne frega, nel senso che una volta che questi li hai sbarcati, li fatti andare, arrangiatevi, fate quello che volete e noi non ne vogliamo. Cioè, c'era l'altro ieri Nicola Porro, diceva una cosa che è molto giusta, cioè a questi della sinistra, a quelli della ZTL, dei Parioli, della, non gliene frega niente, basta che non li vedano loro, no? Cioè, li mollano. Ci si è messa l'Europa. L'Europa sono 30 anni, ab urbe condita, che dice bisogna occuparsene tutti. No, cioè, se ne occupa l'Italia. È inutile che, perché poi usano questi numeri, posso essere? Certo. Cioè, non lo dico io, lo dice Luca Ricolfi in un saggio che è appena uscito, La mutazione, cioè i valori di sinistra sono passati a destra, eccetera. Cioè è inutile prendere le statistiche della minchia, ma la Germania ne ha presi di più. Ma cazzo, la Germania prendeva solo i laureati. I poveracci, i disgraziati, ha stabilito un contratto, di fatto, un accordo con la Turchia, che gli ha dato 6 miliardi a un satrapo, a un dittatore turco, per metterli tutti nelle galere. No, questo è il modo. L'Italia no. L'Italia, dove c'è il Vaticano, dove c'è la Chiesa, così colà, li manda tutti dentro e poi si sparpagliano. Questo è il risultato delle puntate precedenti. Quando è arrivato Salvini, che io chiamo Er Polenta o anche Er Nutella, a cercare di imporre una soluzione più che ci dice più dura, ma anche più razionale, magari anche con certi errori, cosa gli hanno fatto?
gli hanno sparato subito quattro processi e gli hanno detto: senti Salvini, scegli tu, o vai al governo, cioè Cipontelli, o vai in galera. Salvini è andato al governo perché di andare in galera non aveva voglia, evidentemente. Poi ci sono stati altri due anni grillini, piddini, col ministro Lamorgese, la quale si è voltata tutto dall'altra parte. Ci sono stati gli accordi di Malta, così, sui ricollocamenti, e il risultato è che i ricollocamenti sono 15 all'anno. Qui arrivano 40-50.000 persone e ne vengono ricollocati 15, no? Sì. E arriviamo alla Meloni. La Meloni fa la voce grossa, oh, le cose sono finite, l'Italia torna a contare, ma non è vero. E arriviamo all'oggi, perché dico che la questione è politica? Perché, vedi caso, con la sincronia di un corpo di ballo, come entra il governo Meloni, cominciano ad arrivare navi da tutte le parti, tutte in Sicilia, tutte a Lampedusa, tutte in Calabria, Roccella, tutte no, e già quegli scali che erano completamente saltati vanno completamente al collasso, no? E qui si sono ricatti, perché non è poi, li mandano tutti lì. Allora, l'accoglienza all'italiana, ho titolato io, non può reggere, non si dà in natura. Se n'è accorto anche questo papa immigrazionista, che l'ha sempre fatta facile, no? Bisogna mettere tutti dentro, perché la persona umana e il migrante, basta con l'odio verso il migrante. Ma se n'è accorto anche lui. Però il punto è, adesso, al di là dell'imitazione del papa, che oggi hai voluto elargire, grazie, perché un'imitazione sì, certo, a ogni video c'è sempre. Però il discorso, come dici tu, è un po' a metà tra quello che è, no, la nostra accoglienza, il volemose bene, quello che abbiamo sempre fatto in tutti quanti questi anni, e sì, prendiamo tutti, siamo fratelli di Dio, eccetera, sì, e sì, quello che invece, come dici tu, razionalmente sarebbe il riflettere su una situazione che noi abbiamo sicuramente gestito negli anni in maniera migliore rispetto ad oggi, che invece siamo noi che abbiamo delle serie grosse difficoltà. Guarda, siccome il terremoto è accaduto giusto poche ore fa, quello che volevo portarti all'attenzione è quanto, per esempio, i terremotati stiano ancora in situazioni di gravissima difficoltà, ovviamente, nel centro Italia, ma sono stati ampiamente dimenticati da tutti, dalla classe politica, no? Da quelli che c'erano prima e da quelli che ci sono oggi. Allora io mi chiedo, senza fare una distinzione tra figli e figliastri, ci mancherebbe altro, cioè le persone umane, come dici tu, insomma, alla fine sono tutte vivono in gravissima seria difficoltà, però sarebbe il caso, come dire, un attimo di prestare attenzione a tutte le problematiche almeno. Sì, no, io faccio un discorso odioso completamente il contrario. Rivendico di fregarmene. Va bene, dopo 30 anni di emergenza continua e dopo 58 io ne ho, che mi sono ricattato tutti i giorni da quando mi alzo, quando vado a letto. Sei tu il responsabile, è un problema di tutti, tutti dobbiamo occuparsene, il gender, il migrante, la cosa, il me too, tutti siamo colpevoli. Io rivendico di dire: non me ne frega più niente, io non ho ammazzato nessuno, io non sono responsabile, io non ho praticato la schiavitù nel 1600, non l'ho praticata neanche adesso, casomai sono degli schiavi perché mi faccio un culo quadrato come un secchio tutti i giorni per lavorare per poi un riscontro che è infimo, va bene? Umanamente, personalmente posso fare quello che posso con la singola persona, il problema macroscopico, il problema così, non me ne frega più niente. Sono d'accordo per una volta con Cruciani, che dice: ma si sono buttati in mare in tre, non me ne frega niente, non gliel'ha imposto nessuno. È inutile che il solito giornalista cretino di sinistra dica: ah, e allora quando eravamo noi gli emigranti, ma cazzo, noi andavamo in Argentina, che era un paese sconfinato, chiedevano manodopera, succhiavano manodopera e li facevano vivere peggio delle bestie.
In Belgio li mandavano negli inferi, in miniera, non gli davano lo psicologo di sostegno. Dai, su. Cos'è stato? A parte il fatto che quando gli italiani andavano all'estero non sempre riuscivano ad attraccare, molto spesso venivano anche rimandati indietro. Se non erano richiesti, ecco. Ma allora, facciamola concreta, facciamola politica, no? Non stiamo a girarci intorno. Se il modello di integrazione e immigrazione funzionava, non c'era l'Europa che ancora dopo 30 anni diceva bisogna fare namo, famo, menamo. Non funziona. Allora, i paesi del nord Europa, quelli più improntati alla socialdemocrazia, quelli più improntati all'accoglimento, all'accoglienza senza conseguenze, non hanno capito quello che gli diceva, io le citazioni non le faccio a caso, Giovanni Sartori prima di morire. Guardate che se li fate entrare tutti, questi che per lo più sono islamici non si integrano perché la loro religione gli impone di non integrarsi, e quindi noi rischiamo di avere alle prossime elezioni un partito islamico del 30% che la democrazia la sopprime. È quello che è successo in Belgio. In Belgio adesso è un protettorato islamico. Allora, come mai Danimarca, Svezia, Norvegia, paesi di sinistra, progressista, spesso con delle posizioni apicali, primi ministri o ministri dell'immigrazione, donne, le donne sono più buone, sono caritatevoli, sono tutte mamme, li cacciano, alzano muri, li prendono a pistolettate, guarda in Spagna, o ci si allea, a Milano i vari assessori hanno nel serbatoio di questi qua, eccetera, forte presenza, anche se magari non votano, ma o votano di seconda generazione. La sinistra se ne importa, parla. La destra, quando è di fronte a questo problema, viene terremotata, viene destabilizzata. Sono arrivate tutte le navi, tutte insieme, non può essere un caso. E si sono messe tutte contro la Meloni. La Meloni che cosa ha fatto in soldoni? È inutile che tutti mi dicono Giorgia di qua, Giorgia di là. E veniamo al dunque. La Meloni si è calata. La Meloni ha accolto praticamente tutti, ha dovuto cedere, poi ci sono stati gli psicologi ultra che hanno fatto sbarcare anche gli altri, perché se no questi gli prende il trauma, ma da un primo ministro, da una Giorgia Meloni, io non posso sentir parlare di decisione bizzarra. Amica, fai politica da 30 anni, lo sai benissimo come funziona, lo sai che questi psicologi in realtà sono degli attivisti di sinistra, che hanno tutto l'interesse, lo sai, che lo dici tu che c'è un giro di soldi apocalittico, lo diceva Massimo Buzzi, no? Quello del PD collegato alla tratta insieme al neofascista terrorista Ercecato Carminati, coi negri si fanno più soldi che con la droga, no? Lo sappiamo benissimo il ruolo delle ONG, il ruolo degli scafisti, il ruolo dei trafficanti, così come sappiamo, a me lo scrivono gli stessi umanitari a volte, non è vero che questi corrono a loro per buttarsi sulle carrette, vengono prelevati, vengono presi e messi su, perché servono, no? Ha detto Nordio, il nuovo ministro della giustizia l'altro ieri, scusate, poveri, ma questi qua si pagano dei viaggi che là sono costosissimi, quindi i soldi ce li hanno, è una situazione che serve a destabilizzare un potere giudicato sgradito. Difatti la Meloni c'è cascata su tutto. Dopodiché tu puoi anche fare i proclami, ma parlare è facile. Sì. Come dicono in America, cioè abbiamo mandato l'Ocean Viking in Francia, avete visto, noi è cambiata la cosa. Cosa è cambiato? Mandano la nave là, ma Macron si è subito incazzato, oggi è notizia di adesso, ha fatto rappresaglia e ha detto blocchiamo tutti i ricollocamenti dall'Italia per altri paesi, e così devono fare la Germania, tutti quanti, cioè lui ha chiamato tutto il resto d'Europa a boicottare i ricollocamenti dall'Italia agli altri paesi. Quindi tu vedi che a cedere e a concedere non risolvi niente, né io posso accettare il discorso per cui i trattati, le leggi, c'era questa, come si chiama, Vital Bazzolini, queste studiose, così in fama di liberali, ma liberali cosa? Quando io sento gente che mi dice le leggi e i trattati dicono che qualunque migrante di qualunque provenienza
di qualsiasi origine, di qualsivoglia condizione, per qualsiasi destinazione, su qualsiasi vettore, deve essere accolto dall'Italia perché sì. Cioè, perché sì, no, le leggi non stanno così, ma se le leggi stanno così, allora è giusto boicottarle, perché non è possibile. E se ne è accorto anche il Papa. Cioè, è una mancanza totale di realismo. Ecco perché dico che la questione umanitaria qui è secondaria, non interessa a nessuno, perché se no non li fai venire così e non li fai stare così. Io posso capire che l'appello alle persone umane lo dica Cecilia Strada, quella ha ereditato un impero dell'assistenza, ma non ha mai lavorato quella lì. Quella lì, quando cazzo mai ha fatto un giorno di lavoro Cecilia Strada? Lei aveva il padre potente e Emergency è un impero, ma non è un problema mio, non può più essere un problema mio. Qui c'è, e dico mio per dire, quei 10-15 milioni di persone che si ammazzano perché gli arriva una bolletta da tot euro e non hanno più come fare, no? Non è demagogia, siamo oltre. La Chiesa non può continuare con la retorica dietro ogni faccia c'è un nome, c'è una persona umana. No, guarda, lascia perdere che non siamo ai film di Verdone. Questo è il compito vostro. Il compito vostro è anche gestire queste situazioni da uomini della fede, della provvidenza. Non è compito nostro, non è compito mio. Io posso fare solidarietà, pena o anche menefreghismo, non è compito mio. Io non ho mai fatto lo stragista, non ho fatto il negriero. Basta con questo ricatto che è tutta colpa nostra, è anche colpa nostra, è sempre colpa nostra. Non è così. Se non si trova un modo diverso, e il modo diverso lo fa imponendoti. È inutile che Giorgia Meloni vada sempre a chiedere legittimità all'Europa. Non gliela daranno mai, non gliela daranno mai. Ma guarda, sono tante considerazioni quelle che abbiamo fatto e sicuramente qualcuno ascoltandole, no, potrà storcere il naso, potrà dire non c'è umanità, c'è razzismo, non c'è solidarietà. Sì, ma la loro umanità, storcere il naso in che cosa mi consiste? No, no, ma infatti sono tue considerazioni e assolutamente c'è sicuramente una parte di condivisione, soprattutto per quello che riguarda l'impossibilità di agire in un certo modo, ma d'altra parte non credo che noi siamo una nazione che possa fare un'accoglienza tout court, quindi cioè no, e però soprattutto siamo l'unici che lo fa ancora a tappeto, ecco, infatti è quello, perché poi tutti quanti gli altri, sai, la situazione è difficile, ma figli miei, povera Giorgia, la situazione è difficile per la situazione forza è difficile. Ma tu lo sai, se non sei in grado, se non ti senti di affrontarla, nessuno ti impone di fare il primo ministro. Io non capisco, la Polonia, l'Ungheria hanno preso dei provvedimenti drastici, o saranno più piccole dell'Italia. Lascia perdere la Norvegia, la Danimarca, che hanno dietro l'elite progressista che pensa bene, però questi qua, anche questi sono attaccati, sono boicottati dall'Unione Europea, sono imposti. Io non posso più accettare che quando ammazzano una ragazza di turno perché cede agli stilemi e alle lusinghe occidentali ed è la famiglia che la fa fuori, dalla parte della sinistra o non dicono niente o addirittura c'hanno quella cosa malcelata, no? Così si destabilizza l'Occidente. Ma cazzo, ma cosa volete destabilizzare ancora? Cioè, questa è la sinistra post-marxista, lo dicevamo, l'abbiamo già detto tante volte, ma lo ripetiamo. Ci è andata male con la lotta di classe? Ci è andata male con la dittatura del proletariato? E proviamoci con la dittatura del migrante. Quindi quando c'è un fatto così tragico, questi tutto sommato, no? Beh, vedi che si arriva alla collusione, ma non è, non può essere. E questo sarebbe l'umanitarismo di questi qua? Beh, oggi hai picchiato duro, Massimo, grazie. Comunque è la situazione che è dura. Eh sì, assolutamente vero. Grazie per essere stato con me. Ti auguro comunque un'ottima giornata. Ciao. Ciao. Se ti piace il nostro progetto culturale, sostieni con una donazione Fabbrica della Comunicazione, informazione differente. Iscriviti al canale YouTube e alla newsletter per non perderti gli aggiornamenti. Segui tutte le interviste sul sito fabbricadellacomunicazione.it, anche su Telegram e sui principali social ed in podcast su Spotify. Insieme possiamo costruire un mondo migliore.